Franco. Allora, l'uomo che mette d'accordo i dittatori della terra, no? Io sono un uomo di pace, anche qui, sia nel Parlamento, adesso che sono al Senato, cerco di dialogare con tutti per la pace, per il bene del Paese, perché se si sta in pace, anche tra parlamentari, si fa qualcosa di utile per i cittadini. E così nel mondo, se dialoghi con i dittatori, che magari si sentono potenti, magari ci arriva Razzi, che è uno basso, basso, però ci parla... E spegne i razzi veri. Ecco, bravo, e gli do dei razzi giusti, e allora sicuramente si riesce a pacificare il mondo. Sono razzi nostri. E sono razzi nostri, e io quando vado mi porto sempre i controrazzi, siccome si fanno sempre dei... si divide, diciamo, questo toccherebbe al centro-destra, specialmente a un Forza Italia. Io non so perché non ci si mette d'accordo, scusate, a posto di perdere il tempo ogni giovedì pomeriggio a venire a votare. E qui abbiamo l'uomo della trattativa, della pace. E io ci vado io magari a trattare con chi dobbiamo eventualmente mettere alla corte, se no ci vado io. Sì, perché dall'altra parte chi c'è? Sarà mica la Boschi con cui si deve trattare, no? Ma non lo so. A lei non dispiacerebbe trattare con la Boschi? Ma sicuramente, io... È una dittatrice, ma insomma... No, ma io, io ci parlo tranquillamente. Non le dispiace? È una bella donna, io l'ho sempre detto. Mica, io ho detto, allora che era ministra, era la più bella ministra del mondo, non solo italiana. Perché è difficile trovare una bella donna come lei. No, se ce l'ha, ce l'ha. Se è bella, è bella. Mica gli possiamo levare la... Non possiamo levargliela. Sono sicuro che quando va all'estero... Però sta un po' in difficoltà in queste ore. Beh, queste sono cose che io... Ha bisogno di un cavaliere che la salvi. Ma non sei candida, Razzi. Su questo io non so niente. Siccome quando io non so le cose cerco di non parlarne, perché non voglio... E non si infila in mezzo a far far pace tra De Bortoli e la Boschi? No. Ma io non lo so perché De Bortoli... non lo so, perché le motivazioni... E queste sono cose anche personali loro. Magari Cattacicova in qualsiasi cosa, capito? C'è sempre qualche cosa... In mezzo e non vuole sapere, meglio non sapere. Io a me mi ricordo... Meglio farsi i razzi propri. Meglio farsi i razzi propri. A me mi ricordo quando si andava alla scuola elementare. E se mi prende la matita io ti prendo quello. E se mi prendi la gomma io ti prendo la cartella. E sai, c'è quelle ripicche come i bambini. Allora, secondo lei è quello il vero motivo? Ma non lo so, ci sarà qualcosa di differente, ma all'incirca potrebbe essere quello. Grazie Razzi, che c'è sempre la soluzione a tutto. Grazie.